Salve ragazzi e bentornati nella serie di Honor Chef. Assumiamo tutte le cose, andiamo alla parte più seria. Oggi il video sarà diverso, ci saranno tanti cambiamenti che probabilmente vi piaceranno. E in più ragazzi, oggi si cucina pasta alla zozzona. Di cosa si tratta? Un piatto molto particolare, non molto difficile e né troppo semplice. Dico di cosa si tratta? Si tratta di due o anche tre ricette messe insieme, ovvero cosa? Carbonara e matriciana praticamente. E in più, tra virgolette, sarebbe anche la cacio e pepe. Però principali sono carbonara e matriciana. Adesso ragazzi andiamo in cucina e iniziamo a cucinare. Bene ragazzi, la prima cosa da fare sono i tagli. Assolutamente tagliare il guanciale e la salsiccia. In questo caso ragazzi, la prima cosa da fare è togliere la pelle della salsiccia, ok? O fate un taglio semplicemente così, oppure fate le maniere vecchie come faccio io. Sti cazzi, premo e faccio uscire così. Perché tanto la pelle, cioè la pelle magari, io lo chiamo pelle spesso, però in realtà si chiama ovviamente budella. Sapete no cos'è questa pellicina? Spero di sì. Se non lo sapete, scrivete un commento e fateci sapere. Intanto ragazzi, la prima cosa da fare è questa. Bene ragazzi, adesso passiamo al taglio del guanciale. Una cosa molto bella da fare, ok? Assolutamente da tagliare, ragazzi. Vi ricordo che il guanciale è molto grassoso a differenza della pancetta, no? Come ben sapete, quindi magari serve un po' più forza. Io taglio lentamente per farvi capire anche come tagliarlo, come fare in modo che non vi rovinate le mani. Vi farò tipo un piccolo video, cioè io preferisco tagliare piano quando sto in questi video, così voi potete capire come fare. Bene ragazzi, spiegato come si taglia, possiamo anche andare un po' più veloci. Farò questa cosa comunque per farvi capire come tagliarlo tranquillamente senza fare i chef, non c'è bisogno. Basta che tagliate molto lentamente senza fare troppo in modo aggressivo. Ovviamente la pancetta la tagliate, magari la pancetta e il guanciale lo tagliate come piace a voi. O fate fette un po' più sottili come in questo caso, fate fette un po' più sottili. Oppure magari lo fate un po' più grossicelle come queste qui. Ovviamente se rimane attaccata è perché questa parte del guanciale è un po' durina. Poi tranquilli, dopo li sistemiamo con i tagli. In caso potete farlo come vi pare e piace, i tagli, ovviamente, no? Tranquilli, senza aver paura. Fate le cose con calma, fatele anche in pezzetti più piccoli, fatele come vi piace, insomma. Bene ragazzi, in questo caso, se li volete anche più piccoli, come farvi capire, in questo caso vi ho detto potete farlo o grosso così, o in questo modo. Dipende dal vostro piacere e la grandezza delle cose che volete farle, ok? In questo caso, faccio vedere, se in caso pensate che sia un po' troppo grosso o altro, basta che fate così, semplicemente tagliate a metà di quello che state facendo, ok? Tagliato questo, risolvete questo grande enigma e problema. Ovviamente questo è in base ai gusti e in base ai tagli. Comunque non siamo in cucina, in un ristorante, quindi non c'è una regola da seguire. Qui potete fare, come vi dice, il cuoricino. Bene ragazzi, adesso dobbiamo passare alle uova, assolutamente. Cosa dobbiamo fare con le uova? Per fare ci serve solo il tuorlo in questa fase della cucina. L'albume invece dobbiamo metterlo nel bicchiere e farci altro, che ne so, potrei piacere a qualcuno fare qualcosa, per caputà. Qualcosa vi inventate. Io lo cucino una bella nettata. No? Cosa ne pensi tu, regia? Giusto. Dobbiamo assolutamente aprire le uova gentilmente, che non ho fatto così, però in caso se si apre male l'uovo, in questo caso come è successo a me, poverino, dobbiamo far scorrere l'albume in questo bicchiere e ci tagliamo un tuorlo. Ovviamente ragazzi, vi ricordo che questa ricetta è per due persone, ok? Io cucino sempre per due, che c'è la mia regia che mi aiuta e ovviamente vuole mangiare, no? Dice io ti aiuto in cambio di pagamento, mi dai da mangiare. Ovvio. Lasciamo qui il tuorlo intanto. Ho spaccato un po' male perché non so effettivamente dove spaccarlo. Lo spacchiamo qui. Ok, adesso infatti sono andato precisissimo. Facciamo scorrere come sempre il povero albume qua dentro. Guarda come scorre. Adesso ragazzi, posiamo questo ovviamente e il tuorlo. Cosa bellissima. Intanto adesso ragazzi, cosa dobbiamo aggiungere in questi bei tuorli? Dobbiamo aggiungere il regia
pecorino romano. Brava, si chiama romano, cioè si chiama o pecorino romano. E va aggiungerne non troppo ovviamente, diciamo una parte. Questo me lo mangio. Arancio cazzo. Ragazzi, adesso io vi consiglio assolutamente di usare il frustino e di usare una cosa certamente meglio di questo, perché comunque qui non è un deve sbattere l'uovo, solo che mi sono accorto che non ho appunto dei piatti apposta per sbattere solo questo poco. Tanto ragazzi, iniziamo a sbattere assolutamente. Sembra quasi un po', termina dopo ragazzi, vi ricordo, dopo aver fatto questo passo, dopo vi farò vedere cosa dovete aggiungere qui dentro, perché non è finito ed è una cosa molto importante. Ok, perfetto, la cremina è pronta per due persone. Bene ragazzi, adesso che abbiamo finito la parte dei tagli barra preparazione degli ingredienti, passiamo in cucina. Bene ragazzi, adesso siamo al lato cucina e inizieremo a cucinare. Il primo consiglio che vi darò è assolutamente mettere già una pentola sul fuoco con l'acqua, ovviamente per il semplice fatto che comunque la cottura per quanto riguarda gli ingredienti è abbastanza veloce e semplice. In questo caso partiamo con i primi ingredienti. Il primo ragazzi è l'olio. Accendete la fiamma abbastanza, non troppo alto ovviamente, mettetela sempre media in questo caso, non esageriamo, e aggiungiamo l'olio. Adesso ragazzi, la prima cosa da aggiungere è assolutamente il guanciale. Aggiungiamo subito il guanciale che abbiamo tagliato in questo caso. Aggiungiamo il guanciale in questo bello olio. Attenti ragazzi che il guanciale anche lui è bello grassoso, quindi rilascia un po' di grassi che verranno ad aggiungersi nella cottura. La prima cosa da fare ragazzi è aggiungere anche subito la salsiccia, perché tanto entrambe le cose si devono rosolare appena sono arrivati a una buona cottura. In questo caso appunto già va bene. Mettiamo tutto lo scatola. Allora ci vogliono 350 grammi, però questa scatola è 400 grammi, quindi a sto punto per 50 grammi li butto tutti sti cazzi. Dopo aver buttato i pomodori ragazzi, schiacciateli, che così la cottura è molto più veloce, non dovrebbe metterci troppo tempo. In questo caso, dopo aver fatto questa cosa, dobbiamo lasciare tutto a cuocere tranquillamente. I pomodorini scatola ci metteranno molto più meno tempo, scusatemi, in questo caso meno tempo a cuocersi, a differenza dei pomodorini normali, comunque sono freschi e no, deve cacciare l'acqua, poi si fa questo, poi si fa l'altro. Invece questi già sono, ci hanno lasciato un bel po' di acqua nella scatolina, quando li schiacci fai prima per uscire tutto, lasciate tutto a cuocere ragazzi. Poi ragazzi, io vi do un consiglio, aggiungete il sale e poi un po' di pepe. Assolutamente aggiungete pepe, non esagerate, se vi piace il piccante potete esagerare, se non vi piace il piccante fate come cazzo vi pare. La cucina è sempre fantasia ragazzi, ricordatevi queste parole. Ovviamente aggiungete pepe e sale, iniziate a girare un pochino e poi dopo pian piano vedete se è pronto o meno. Bene ragazzi, dopo che la pasta è quasi pronta ed è tutto pronto, passiamo all'uovo di come vi avevo parlato. Cosa bisogna fare ancora per questo? Dovete aggiungere assolutamente un po' di acqua cottura qua dentro, uno e due. Dopo fatto questo potete anche mescolare, assolutamente mescolare così. Aspetta, ho sbagliato, vedete, mescolare così e lasciare che rimanga bagnato, così non si secca troppo né si fa male. Ovviamente se in caso ci mettete troppo a cucinare, fatelo quasi alla fine questa cosa, io l'ho fatto prima perché comunque ci metto poco a cucinare, non ci vuole nulla tagliare il resto, quindi l'ho fatto molto prima. In caso voi fatelo dopo che si è cotta sia la salsa che la pasta, preparate l'uovo velocemente, tanto ci mettete pochissimo, e poi aggiungete, dopo aver aggiunto il formaggio sbattuto, aggiungete l'acqua di cottura. Adesso ragazzi si parte alla parte porno, quella parte classica porno, dove vediamo la pasta bagnarsi di questo sugo, le salsicce e il guanciale entrare in questi bei rigatoni. Lasciamo la pasta qui dentro. Sto godendo solo a vederlo. Oh mio Dio.
Fatto questo, ragazzi, girate la carapasta lentamente in questo caso, perché è un po' troppa. Sai come agli annati mangiamo come porcelli, quindi vogliamo tanta pasta. Quindi con calma giriamo. Bene, ragazzi, adesso dobbiamo aggiungere il tuorlo dell'uovo qua dentro. Aggiungiamo. Madonna, food porn. Aggiunto il tuorlo, dobbiamo girare tutto bene, ragazzi. Non spegnere il fuoco assolutamente, sennò l'uovo si diventa cotto. E dobbiamo girare con calma, delicatamente. Poi, ragazzi, come tocco finale, aggiungere ancora il pecorino qua dentro e girare tutto di nuovo scolando. Mi sto eccitando solo a guardarlo questo piatto. E adesso passiamo all'impiattamento. Si passa alla parte porno, la parte impiattamento. È sempre sexy questa scena, io l'adoro, è la parte finale che mi piace di più di questi video. Far vedere questa roba. Questa parte è bellissima, è sexy, mostra la parte intima del cibo, la parte dove tu dici: "Shrugazzo, come ha mostrato?". È come quando una ragazza si leva i pantaloni e le mutandine e tu dici: "Mamma mia, uguale a questa scena". Uguale a questa scena. E voilà, ragazzi, piatti pronti. Buon appetito. Adesso abbiamo finito il video. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia più decente dell'ultimo che abbiamo fatto. Ci sono stati tanti cambiamenti, tanti miglioramenti. Questo piatto, ragazzi, vi ricordo, parte finale, sicuramente lo correggo nel video probabilmente. Voi dovete mettere 4 tuorli di uova, non 2. Io ne ho messi 2 per il semplice fatto perché dopo mi sono ricordato che a me è un po' annate, abbiamo lo stomaco un po' di merda, quindi ci fa venire la cacarella qualsiasi cosa che sia troppo pesante. Quindi vi ricordo, 4 tuorli, e la ricetta ve la darò nel video, comunque vi descriverò tutto. In caso qui ve lo dico comunque, se no non capite. Ciao, al prossimo video. Vale, che cosa è successo? Perché era la batteria mentre parlavo. Porca puttana. No, fortunatamente allora... all'inizio, quindi non vi perdete nulla. Non vi perdete molte cose. Backstage dietro le quinte. Ciao, Luke. Allora. Aiuto. Non è buono. Com'è, Vale? La faccio, cazzo. Non ho mai cucinato sto piatto e mi sta rizzando il cazzo. Viene dalla Sacra Dinastia, cioè dalla tomba, e dice: "Porca puttana, Vale, calmati". Però non lo fa perché giustamente in questo momento non sto bestemmiando, sto facendo il bravo ragazzo. Puttana la sua madre, però non dico gentilmente. Io odio le uova, sai perché odio le uova? Cagano nel cazzo, perché non sta parlando di me. Allora, vabbè, l'abbiamo fatto.